Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento la nostra videoprova del Nexus 4 con Android 4.2.2. È arrivato da poco l'OTA, l'avevamo già fatto l'aggiornamento in manuale su un altro Nexus 4, tutto a posto, l'abbiamo dovuto forzare per farlo arrivare più in fretta, ma non ci sono stati problemi. Allora, questa release di Android cosa porta in sostanza? Le novità sembrano poche, ma i problemi che c'erano con Android 4.2.1 erano abbastanza noiosi. In particolare sul Nexus 4 cosa avevamo? Premessa, abbiamo preso il Nexus 4 come riferimento perché è uno dei device di cui ci chiedete di più informazioni, eccetera. Il Nexus 7 anche ha ricevuto l'aggiornamento, così come il Nexus 10 e il Galaxy Nexus. Allora, finita la premessa, andiamo un attimo a vedere cos'è migliorato, cos'è cambiato in meglio. Un bug che a me personalmente dava fastidio era il fatto che la fotocamera ogni tanto si bloccasse. Si bloccava soprattutto con il flash. Vi mostrerò subito il fatto che non si blocca più. Ho fatto diverse prove nell'arco di queste 24 ore con il flash. Non abbiamo più nessunissimo problema. Tolgo il flash, metto l'HDR, HDR che anche comportava qualche problema di troppo, ci vuole un po' più di tempo di esposizione. Potete vedere, la foto è venuta perfettamente, non abbiamo nessun problema. Allora, altro fattore che abbiamo notato, con due dita giù sulla barra delle notifiche si andrà ad aprire il menu rapido per l'utente e le opzioni, opzioni che adesso sono disattivabili e attivabili liberamente senza andare nel menu specifico. Come? Per esempio vogliamo attivare il Bluetooth, teniamo premuto, non dobbiamo più andare nel menu e fare on. Cosa molto positiva. Stessa cosa col wifi, con la rete dati, eccetera. Adesso riattivo tutto. Altro aspetto che è migliorato, però ha portato anche degli svantaggi, svantaggi momentanei per adesso, è il fatto di aver migliorato la sicurezza. Stamattina abbiamo fatto un articolo proprio su Nexus Lab inerente a questo aspetto, dove andavamo appunto a specificare che adesso se noi andiamo nel menu impostazioni, attiviamo il debug USB e c'è un'applicazione che ci richiede il debug USB. Adesso la comunicazione tra smartphone, tablet che sia, e computer dovrà essere confermata. Purtroppo non tutte le applicazioni sono ancora compatibili con questo aspetto, oppure si fa fatica, soprattutto con sistemi operativi un po' vecchi, a creare questa sincronia, questa autorizzazione tra le due macchine. Per esempio alcune applicazioni dedicate alla condivisione della connessione internet tra smartphone e computer hanno qualche problema. Questo appunto basterà aspettare qualche giorno, qualche settimana e gli sviluppatori di tali app potranno appunto sopperire a questi problemi. Altra modifica, veramente un'inezia questa, i tasti del volume non sono più attivi durante le schermate di blocco. Questo secondo noi è voluto, non è un bug, visto che accidentalmente si poteva appunto andare a schiacciare uno dei tasti del bilanciere anche solo premendo questo tasto, magari mettendo la vibrazione senza accorgersene, oppure mettendo il volume al massimo, cosa che
sinceramente a me è successa una volta. Altre modifiche. Allora, molte, queste sono tutte modifiche che dobbiamo scoprire, non è che sono modifiche che abbiamo potuto leggere in un changelog ufficiale. Google non è solito fare grandi proclami, soprattutto quando si tratta di piccole release di Android, anzi, dobbiamo andarcela a pescare. Io ho notato una grande, soprattutto su Nexus 7, reattività di Chrome. Chrome mi sembra, non so come mai, veramente un fulmine adesso, sia nel caricamento delle pagine, cosa che lo è sempre stato, ma proprio nella navigazione, nella fluidità. Proviamo ad andare su siti un po' pesanti, tipo Yahoo, adesso sono nella visualizzazione desktop, che è più pesante, e siamo veramente a dei estremi che, di cui eravamo già vicini una volta, ma adesso veramente siamo a dei livelli veramente eccezionali. Possiamo vedere, funziona tutto benissimo. Altre grandi impostazioni o variazioni non è che ne abbiamo trovate, oltre una fluidità, su Nexus 4 era già al vertice questa fluidità, quindi non è che abbiamo grandi miglioramenti. La galleria viene leggermente rivista, ma non cambia praticamente niente. Potete vedere, la fluidità è estrema e le impostazioni anche delle fotografie sono rimaste praticamente identiche. Non abbiamo filtri nuovi o cosa, abbiamo controllato, fatto un confronto rapido e i filtri, le cornici e le opzioni sono rimaste le stesse. Vi vogliamo far vedere ancora un aspetto, che è la navigazione sul Play Store. Facciamo anche questo confronto per farvi vedere la velocità del telefono, dato che, visto il prezzo sempre più basso, sappiamo che non è paritetico rispetto alle offerte del Google Play Store in altri paesi dove è possibile comprare anche hardware, però adesso a 450-470 euro il Nexus 4 inizia a essere veramente interessante. È un cellulare quad core, ha un display sì ancora tra virgolette a 720 pixel, però veramente ha delle prestazioni e un'esperienza Google Experience che non abbiamo trovato in nessun altro Nexus, anche l'ultimo uscito, ci mancherebbe altro. Come potete vedere, navighiamo su tutto il Play Store a una velocità eccezionale. Adesso siamo sotto rete Wi-Fi, ma anche navigassimo sotto rete 3G, anzi in alcuni casi la rete 3G che abbiamo a disposizione è meglio rispetto alla rete wifi, ve lo garantisco. Altri aspetti è stato, ma questo non grazie ad Android 4.2 ma proprio grazie all'aggiornamento di Google Search, è stato appunto inserito il widget, che per curiosità ve lo mostriamo se lo troviamo. Eccolo qua, il widget di Google Now. Potete vedere, è personalizzabile e si può restringere. In questo momento abbiamo solo il campo meteo. Se noi avessimo visualizzato tutte queste informazioni e allargato il widget, successivamente lui, appena caricherà queste informazioni, ce le mostrerà anche nel widget. Stessa cosa avviene per la schermata di blocco sblocco del telefono. Come potete vedere, abbiamo il widget. Utilità del widget nella schermata di sblocco sinceramente è minima, visto che facendo così facciamo praticamente prima. Non c'è molto altro da mostrarvi, l'aggiornamento è comunque piccolo rispetto
a tutte le novità che abbiamo avuto con Android 4.2 rispetto ad Android 4.1, parliamo sempre di Jelly Bean, però ci pare che il telefono sia più fluido, sia più funzionale, sia più veloce in tutto, anche nella navigazione. Abbiamo provato a fare un benchmark tramite Epic Citadel e abbiamo visto che praticamente le prestazioni rimangono invariate, forse 1-2 fps in più, ma niente di particolare. Quindi, se avete domande sull'aggiornamento, sulla qualità del Nexus 4, potete pure commentare l'articolo, noi risponderemo, oppure uno dei nostri lettori sarà lieto di rispondervi. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.